Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Conta e cammina. No, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Cosa che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi, siamo la casa nostra, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Se ci dobbiamo ribellare, poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 È il Don Bagnotto, uno dei tanti, è il nostro padre. Mia madre, la mia famiglia. Sono stati uomini che hanno
scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante piglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro è nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Oddio mia, gira piano. Può andare in giro in volo e mai con il metro, avere un bel conto in banca per rilassarsi un po', comprare 10 case sparse in tutto il mondo, no, no, non si può, non si può. Mandare a quel paese chi non è cortese e andare a cena fuori più di una volta al mese e non badare a spese, non si può. A meno che tu non sia il presidente del consiglio, o sua figlia, o suo figlio, il ministro degli interni, o sua moglie e tutti i suoi fratelli, l'allenatore della nazionale, o meglio ancora il cardinale. Parappa, 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 parappa. Non si può avere le foto scandalistiche sui giornali, le tette di tua moglie al vento proprio. Non si può portarsi a letto le ventenni quando hai 70 anni e fare i danni. Non si può fare colazione in camera ogni mattina e per curarsi bene avere una sola medicina di marca colombiana. Non si può, no.
a meno che tu non sia il presidente del consiglio, o sua figlia, o suo figlio, il ministro degli interni, o sua moglie e tutti i suoi fratelli, l'allenatore della nazionale, o meglio ancora il cardinale. Parappa, 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 parappa. Va tutto bene.